Catania investe due ragazzini su un motociclo e scappa, 53enne denunciato dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un pregiudicato 53enne catanese per lesioni personali colpose e omissioni di soccorso, dopo che quest'ultimo alla guida di un Alfa Romeo 147 di colore grigio aveva investito due giovanissimi, un diciottenne e il passeggero minorenne, in sella a uno scooter piaggio su Via Playa, per poi darsi alla fuga. Ad avere la peggio, a seguito dello scontro, è stato il passeggero dello scooter, che ha riportato diverse fratture, tali da dover essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, dopo il quale è stato dichiarato ufficialmente fuori pericolo. I carabinieri sono riusciti a individuare in brevissimo tempo il malvivente, presentandosi a casa del 53enne nel quartiere San Cristoforo, dove hanno trovato la macchina interessata al sinistro parcheggiata sulla strada. russa ha raggiunto anche il Parlamento europeo. L'attenzione si è concentrata su un portale operativo nella Repubblica cieca, Voice of Europe, che rilanciava retorica filorussa e antioccidentale. Il sito realizzava interviste a politici europei che pare venissero anche pagati per questo. Secondo Euronews, i maggiori partiti parlamentari vogliono mettere il tema all'ordine del giorno della loro sessione plenaria a Bruxelles la prossima settimana. L'indagine, originariamente iniziata nella Repubblica Ceca, riguarda ora altri sei paesi europei: Germania, Francia, Belgio, Ungheria, Polonia e Paesi Bassi. Na Ukrainie, a potem wymienionego za ukraińskich jeńców, bo jest przyjacielem Putina. Portal przejął później Polak z zawodu ochroniarz. Człowiek, który też wyrażał opinie i przekonania antyukraińskie. Nell'ambito di questa azione congiunta transfrontaliera dei servizi segreti, una persona è stata arrestata la scorsa settimana in Polonia. Publikowane wręcz opinie, wywiady czy inne materiały, które miały uderzać w pozycję Polski na arenie międzynarodowej, uderzać w Ukrainę i uderzać w kraje Unii Europejskiej. To wszystko działo się działało na korzyść Federacji Rosyjskiej. Chodzi o szpiegostwo wręcz, ale też o dezinformację. Secondo la stampa cieca, il portavoce della politica estera del partito tedesco di estrema destra AFD, Petr Bistron, uno dei principali contendenti per un seggio al Parlamento europeo, ha accettato 25.000 euro dal sito per cercare di influenzare l'opinione pubblica europea prima delle elezioni di giugno. The European Parliament has to take this very seriously. We have been witnessing continuous and repeated attempts by Russian secret services and Russian authorities to intervene into our democratic elections and our democratic decision making processes, and this is unacceptable. This is something that we should take very seriously. Nella dichiarazione inviata a Euronews dal portavoce del Parlamento europeo, si legge tra le altre cose che, quando e se richiesto, l'Europarlamento collaborerà pienamente con le autorità nazionali. Ganci Poste italiane consegnate 21 cassette modulari a servizio zone periferiche dell'abitato. Consegnate 21 cassette postali modulari, 15 in contrada Magione e 6 in via Doluigi Sturzo, contratta piano ospedale. Poste italiane, tramite Loredana Mercurio, responsabile ufficio Recapiti e la dipendente Santina Lipuma, alla presenza del sindaco di Ganci Giuseppe Ferrarello, hanno consegnato a 21 cittadini gancitani che abitano nelle zone periferiche dell'abitato le chiavi delle cassette postali modulari, una collocazione necessaria dopo alcuni disservizi segnalati nel recapito della corrispondenza nelle zone periferiche dell'abitato. Mentre a breve, per altre aree periferiche del comune di Gancia, arriverà la nuova toponomastica e la posta sarà regolarmente consegnata presso ogni singola unità abitativa. La NATO celebra il suo 75° anniversario. Riuniti nella sede dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles, il ministro degli Esteri belga e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg tagliano la torta. Portato da Washington, il Trattato del Nord Atlantico è ammirato dai ministri degli Affari Esteri della NATO che hanno discusso la creazione di un fondo di 100 miliardi di euro in 5 anni per aiutare l'Ucraina. Fondata nel 1949 all'inizio della Guerra Fredda, la NATO rimane la prima organizzazione militare al mondo. Oggi conta 31 a due stati membri ed è responsabile della sicurezza di oltre un miliardo di persone. So nito has had three lives. The first life goes from its inception all the way to the end of the Cold War. Reactive, it had a mission. It had a de facto enemy, the Warsaw Pact and the USSR. After the Cold War, it lost momentum and it lost pragmatically the reason to exist. But of course, after Crimea 2014, NATO understood was time to in Secondo il presidente russo Vladimir Putin, l'invasione russa dell'Ucraina del febbraio 2022 sarebbe giustificata dalla minaccia rappresentata dalla NATO. è parte della sua storica e Non c'è assolutamente nessun rischio che da paese europeo o dagli Stati Uniti e Canada. Putin è chiaramente facendo la scelta di andare to guerra. L'invasione dell'Ucraina ha rilanciato il processo di allargamento. L'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia pone fine alla loro tradizione di neutralità militare e di non allineamento. A febbraio il candidato alla Casa Bianca no, Donald Trump ha sollevato diverse polemiche affermando che gli Stati Uniti non avrebbero protetto un alleato in caso di attacco russo se questo non avesse pagato i suoi contributi alla Nato. La capacità dell'Unione Europea di compensare un potenziale calo dei finanziamenti statunitensi dipenderà anche dai risultati delle elezioni di giugno. They are less prone to, uh, to this sort of international solidarity momentum. The other issues, is, of course, Europeans overall are facing a couple of very specific issues. Inflation, housing, rising life, uh, uh, cost life. And that can hinder also the process of increasing the expenditures with defense. La politica degli Stati Uniti nei confronti di Israele potrebbe cambiare se Tel Aviv non prenderà misure concrete e misurabili per affrontare la situazione umanitaria nella striscia di Gaza. Questo è l'avvertimento del presidente Joe Biden al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella prima telefonata dopo l'attacco israeliano in cui sono morti sette operatori umanitari della ONG World Central Kitchen. Il presidente ha che lavoratori umanitari e la situazione umanitaria in Gaza sono He made clear the need for Israel to announce and to implement a series of specific, concrete, and measurable steps to address civilian harm, humanitarian suffering, and the safety of aid workers. He made clear that U.S. policy with respect to Gaza will be determined by our assessment of Israel's immediate action. La Casa Bianca non ha precisato quale potrebbe essere la svolta politica, ma l'opzione più probabile è quella di ridurre o interrompere completamente gli aiuti a Israele, come richiesto da molti democratici al Congresso. Centinaia di persone si sono riunite in Polonia per rendere omaggio a uno degli operatori uccisi, Damien Sobol. I leader polacchi, tra cui il presidente Andrei Duda e il premier Donald Tusk, hanno chiesto un'indagine trasparente e un risarcimento da parte di Israele. Giovedì l'IDF ha dichiarato che i risultati delle indagini in corso sull'attacco al convoglio saranno resi pubblici presto. Frane. A Cesarò sarà messa in sicurezza l'area a valle di Rocca Giannina. Ha giudicato l'appalto. La struttura per il contrasto a distesto idrogeologico guidata dal presidente della regione siciliana Renato Schifani conclude a Cesarò nel Messinese l'iter per la messa in sicurezza dell'area a valle della Rocca Giannina a sud dell'abitato. Si è infatti giunti alla fase dell'aggiudicazione dell'appalto, che chiude una vicenda annosa eliminando pericoli e rischi su un intero versante. L'intervento ha una duplice valenza, perché oltre ad assicurare la piena fruibilità di un'area nevralgica a Valle del Castello, colpita nel recente passato dal crollo di materiale lapideo, consentirà di ripristinare la piena funzionalità di un tratto della strada statale 120, un'arteria viaria di collegamento del comprensorio con Messina e Catania e che sarà dotata dei più moderni standard di sicurezza. Conoscere e sfruttare le opportunità offerte dai programmi di cooperazione trasfrontaliera interregionali NextMed, Italia-Malta e Italia-Tunisia. Oggi, al Palazzo della Regione di Catania, nel corso dell'evento Programmazione Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027, Il punto di vista del Mediterraneo. Sono stati illustrati obiettivi dei tre programmi e le modalità di costruzione del partenariato ai relativi bandi aperti, per circa 200 milioni di euro nel complesso e a quelli futuri. È stata anche l'occasione per comunicare i dati sulla partecipazione siciliana al ciclo di programmazione 2014-2020. La giornata è stata rivolta alle organizzazioni siciliane interessate a partecipare a progetti di cooperazione nel Mediterraneo: università, enti di ricerca, enti del terzo settore, PMI, aziende del sistema sanitario e della filiera turistica e culturale, istituzioni pubbliche, regione, città metropolitane Comuni. Gli obiettivi dei tre programmi sono tesi a promuovere uno sviluppo socio-economico equo e sostenibile dei territori coinvolti su diversi fronti comuni. Competitività delle piccole e medie imprese, ricerca e innovazione, accesso alle cure e ai servizi sanitari, sviluppo del turismo sostenibile, cultura, formazione, istruzione, ambiente, economia circolare. Le opportunità legate a Italia Malta e Italia Tunisia. Che vedono la Sicilia territorio d'elezione, sono state illustrate da Daniela Segreto e Vincenzo Petruso, rispettivamente dirigente e funzionario dell'autorità di gestione dei due programmi di cooperazione per la regione siciliana, e da Marco Sambataro del segretariato congiunto. Su Italia-Tunisia c'è un bando aperto, con scadenza il 2 maggio, che ha una dotazione di 22,2 milioni di euro. Ce ne saranno altri nel 2025 e nel 2026 per un budget complessivo sul programma pari a circa 37 milioni. Nella precedente programmazione sono stati 28 i progetti finanziati in Sicilia, distribuiti piuttosto omogeneamente sull'isola. Scade oggi, invece, il primo bando del programma Italia-Malta che per il ciclo 2021-2027 ha una dotazione complessiva di 57,6 milioni di euro. Per il 2025 è prevista una seconda call con una dotazione di 1,5 milioni. Una terza e ultima call avrà un budget di 13 milioni. Nel ciclo 2014-2020 sono stati finanziati 33 progetti, distribuiti territorialmente soprattutto su Palermo e Catania, con 158 beneficiari per un budget totale di 51,7 milioni. Il programma Interreg NextMed Introdotto da Aldo Puleo dell'autorità di gestione del programma per la Regione Sardegna, è quello di più ampio riferimento territoriale. La dotazione per il 2021-2027 è stata aumentata a 253 milioni di euro e il bando attualmente aperto, con scadenza il 30 aprile, ha un budget di 104 milioni. Priorità e obiettivi specifici sono stati esposti da Vincent Ernoux, antenna Next Meda Valencia. Martin Eibel, referente comunicazione NextMed, ha aggiunto che è possibile proporsi come partner ai progetti grazie a un'apposita piattaforma. I dati relativi a questo programma per il ciclo 2014-2020, forniti da Giuseppe Rubino e Santa Vitucci del punto di contatto nazionale Interreg NextMed Regione Puglia, confermano che la Sicilia è la seconda regione italiana, dopo il Lazio. Per progetti presentati e finanziati, con un impiego di risorse pari al 17% del totale. In alcuni casi la regione siciliana è stata capofila come per il progetto Heritage guidato dal Dipartimento del Turismo. We, we would prefer to get married in poland, of course, but uh, it's still impossible. we are in a relationship with each other about 30 years. there are many straight marriages uh, 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 that uh, don't, don't last so long. and uh, in poland, still it's impossible to recognize our, our relationship, even as civil partnership. Mamy swoje prawo rodzinne, mamy swoje wartości społeczne. W tych wartościach społecznych, obok tradycyjnego podejścia do rodziny, jest również duża swoboda, jeżeli chodzi o szacunek dla tego, kto jak układa swoje życie. W związku z czym właściwie w tej chwili nie mamy w ogóle takiego tematu w debacie. Jest zapowiedziana w tej chwili nowa ustawa.